2023. Abbiamo intercettato Vincenzo. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a voi, buongiorno. È il Festival Fiera della Scuola, una fiera incentrata sulle nuove tecnologie, ma soprattutto sull'importanza dell'insegnamento innovativo. Chi meglio di Vincenzo, conosciutissimo, grandissimo divulgatore della fisica, può dare indicazioni ai colleghi, agli insegnanti. Vincenzo, come si può divulgare una disciplina attraverso le nuove tecnologie? Allora, intanto partiamo dal presupposto che, conoscendo io la realtà scolastica, posso confermare che negli ultimi anni tanti insegnanti stanno cominciando proprio ad aprirsi a cambiare direzione, raccontare la propria materia in un'altra maniera, e molti lo facevano già, diciamolo, molti lo facevano già e continuano a farlo, semplicemente non sono in, mettiamolo fra virgolette, evidenza, un po' come il caso mio. Come si può divulgare la propria materia? Raccontandola. Cioè, è importante comprendere che oggi l'attenzione degli studenti è cambiata, il loro livello di concentrazione, ahimè, questo è un ahimè che devo usare, si è abbassato, quindi bisogna innanzitutto catturare la loro attenzione, catturare la loro curiosità, la loro fiducia. Come si fa questo? Partendo dal racconto e non iniziando con quella che può essere la lezione frontale. Che vuol dire raccontare un pezzo di materia? Facciamo un esempio, semplificare, anche quasi banalizzare? No, quello sicuramente no. Perché tra l'altro c'è una differenza tra semplificazione e banalizzazione. Io semplifico le lezioni di fisica andando al sodo, chi invece banalizza fa un'operazione diversa che io non faccio. Quello che è l'esempio che si potrebbe mettere, prendiamo un'altra materia, prendiamo storia ad esempio. Io non insegno storia, ma immagino un insegnante che si approccia a raccontare la guerra, in generale la guerra, che comincia ad esempio con un racconto di attualità, che comincia ad esempio con un racconto che coinvolge il proprio nonno, perché noi abbiamo avuto i nonni che hanno vissuto la guerra. Allora, perché non partire per esempio da quello che è il vissuto dell'insegnante, dicendo: mio nonno ha vissuto la guerra, mio nonno è andato a trovare, ma lo sapete che in quell'anno mio nonno ha fatto questo e questo, ha rischiato di morire. Da un esempio reale. Sì, partire anche da un esempio che va alla pancia delle persone, che fa comprendere che quel professore non sta parlando di guerra perché lo deve fare, sta facendo la seconda guerra mondiale, sta parlando di qualcosa che riguarda anche se stessa, se stesso. E questo secondo me è un approccio empatico, emotivo, che parte da un livello che tocca le corde. E poi lo step successivo, io parto dall'esperienza personale, familiare, nonno, poi? Poi vado alla mia lezione e cerco di capire, li ho conquistati? La loro attenzione, sono curiosi, stanno interagendo, mi chiedono delle cose, perché durante una lezione, io non lo so, ma io sono sempre, continuamente, lo dico sempre, interrotto dagli studenti. E io attivo questa cosa. Partecipano attivamente. Sì, perché vogliono dirla loro. Se uno studente vuole dire il proprio pensiero, intuisce qualcosa, la propria opinione, vuole intervenire, è fatto. Spazio aperto. È fatto. Ecco, quello è il momento che si è raggiunto l'obiettivo. È probabile che all'interno della classe, quindi questo è il metodo. Al di fuori, nell'ambito dei social, nell'ambito dell'interazione online, come può anche portare e dare un apporto al di fuori appunto della propria classe? Ecco, lì dipende molto dallo stile del docente. C'è gente che in maniera curiosa sta tentando di approcciarsi all'online, al social, quindi perché no? Creare una propria pagina da qualche parte, scegliete, consiglio mio personale, scegliete un social, puntate su quello, non andate in confusione. Che tipo di stile volete dare alla vostra lezione sui social? Volete guardare la telecamera raccontando la vostra materia, come faccio io? Benissimo. Volete girare la telecamera su un foglio, su una mappa concettuale, far sentire la vostra voce? Perfetto. Anche entrambe le cose. Anche entrambe le cose. Molto spesso dipende questo dalla carattere della persona, no? Perché ognuno di noi, oltre che docenti, siamo delle persone, abbiamo delle inibizioni e siamo disinibiti da altri punti di vista, quindi provarsi. Bene, e a livello multimediale, quindi i contributi possono essere vari, audio, suono, di tutto, di più? Come dicevo prima, dipende molto da quello che si sceglie. Mi è fatto venire in mente una cosa, i podcast, la materia raccontata anche solo attraverso l'audio. Perché no? A
adesso stiamo scoprendo l'esistenza dei podcast, che negli Stati Uniti esistono da 20 anni, perché no? Quindi dipende molto dal livello di confidenza che ha la professoressa, il professore, con quel determinato oggetto. Schettini, di fronte a chi ci rivolgiamo, cioè a chi dobbiamo pensare di trasmettere il nostro messaggio? Non so, un ragazzo, un adulto, un anziano, oppure indistintamente tutti? Non so, ecco, perché è importante sapere utilizzare un linguaggio molto molto basico, diciamo, oppure sì, un linguaggio un po' più evoluto, un po' più tecnico. Partendo dal presupposto che ogni professore è efficace nel momento in cui riesce a catturare l'attenzione degli studenti, la mia non è l'unica ricetta, chissà quante ce ne sono. Può funzionare il professore rigoroso al giorno d'oggi? Sì, perché no, dipende da lui. Direi questo tipo di consigli e osservazioni sono per tutti, perché ci può essere il docente 25enne che si affaccia a scuola e la pensa come nel 76, e ci può essere il docente prossimo alla pensione che è curioso, cioè a boh, si mette col telefono, si prova, quindi perché no? È un consiglio assolutamente trasversale. Bene, ringraziamo Vincenzo Schettini con questo messaggio. Non vi sono ricette diciamo universali, ma sicuramente ognuno, ogni docente deve esprimere se stesso cercando di fare divulgazione della propria disciplina. Bene, ringraziamo Schettini e... grazie a voi e un bacio a tutti i Lovini di Tecnica della Scuola.